no? I migranti sono i navigatori di questa nuova era, i grandi navigatori, quelli che solcano territori, che solcano il mare. Questo in qualche modo può disturbare, può inquietare, forse no, questo confronto con questa appunto forza che è nell'atto del migrare. Tra i diritti c'è il diritto alla mobilità, cioè la possibilità appunto di varcare i confini e di poter realizzare una vita migliore. E questo diritto negli ultimi 20 anni è stato fortemente negato e sempre di più lo è, vediamo tutti i provvedimenti più recenti, no, tendono a rafforzare i confini, no, tendono a confinare, diciamo, i migranti e confinano anche all'interno del mercato del lavoro. Il libro di Rovelli termina con questa frase: tu, clandestino, sei un delinquente. La tua invisibilità, la tua condizione di inesistenza prodotta dal diritto, da oggi il diritto la punisce. Che meraviglioso gioco di prestigio e che meraviglioso servo sei tu, clandestino. Ci servi, ci serviamo di te e non lo diciamo. Se una mano da scandalo, la si tagli. Quanta parte dell'Italia oggi occorrerebbe amputare? Nessuno nasce né straniero né clandestino. Esiste uno straniero solo in una relazione con un altro. E questo ci aiuta un po' a riflettere sul tipo di relazioni che necessariamente si instaurano con l'altro. Il movimento è una caratteristica che ha sempre accompagnato le società e l'essere impediti da questo movimento per etichette, per normative, per regole, per modi di raccontare chi è come noi e chi è altro da noi, incide poi nelle vite concrete. E il clandestino è in una condizione di non poter utilizzare nessun tipo di aggancio, nessun tipo di documento, nessun tipo di legittimazione per dire io ho diritto a stare qui. Denominandolo straniero, denominandolo clandestino, in qualche modo lo si definisce come una persona fuori posto. C'è una relazione che nasce con una forte asimmetria. È come se questa differenziazione noi-loro in qualche modo non solo rendesse alieno chi viene definito come straniero e chi viene definito come clandestino, ma in qualche modo ne diminuisse la capacità di parola, ne diminuisse la voce, ne diminuisce la possibilità di discutere alla pari con altri. E anche questo, insieme al tema dell'impossibilità di muoversi liberamente, penso che sia sicuramente qualcosa che va a toccare i diritti fondamentali. Non ci riusciremo mai completamente, a mio parere, liberare lo sguardo dal discorso di Stato e dovremmo avere uno Stato che è capace di incorporare più punti di vista, cioè il punto di vista che noi abbiamo profondamente interiorizzato è un punto di vista che non può che nascere da un'esperienza diretta, da un rapporto, da un incontro, no? Ma anche dalla nostra disponibilità ad acquisire saperi, conoscenze, no? Una nuova cultura, diciamo, adeguata a quest'epoca di cambiamento. Questa idea della cittadinanza basata su quello che si chiama lo ius sanguinis è fondata sicuramente anche nella storia di migrazioni che ha caratterizzato l'Italia, perché in questa idea di ius sanguinis c'è anche un tentativo da parte dello Stato di mantenere un legame con le persone che se ne sono andate. Il sangue conta più del luogo, in una nazione di migranti ha una sua giustificazione, ma che oggi diventa assolutamente in qualche modo fonte di situazioni paradossali. La legge attuale sulla cittadinanza, per esempio, non riconosce la cittadinanza a ragazzi e ragazze nati in Italia da genitori stranieri, sono persone che si trovano continuamente rimandata un'immagine di straniero, di persone che anche loro sono in qualche modo chiamate a legittimarsi per la loro presenza. Pur vivendo fianco a fianco e avendo il miglior amico o la migliore amica a tutti gli effetti riconosciuta italiana, a loro questo riconoscimento non è dato automaticamente. Possono chiedere questi ragazzi la cittadinanza solo tra il 18° e il 19° anno, quindi quando raggiungono la maturità, in una finestra di un anno di tempo hanno la possibilità di chiedere la cittadinanza,
che viene riconosciuta se possono dimostrare, la legge qui è ambigua, forse volutamente ambigua, se possono dimostrare una presenza ininterrotta in Italia dalla nascita. In alcuni casi anche una permanenza di 3 mesi con i nonni è stata considerata interruzione. In molti altri casi i genitori hanno dei periodi di clandestinità e quindi non possono giustificare una presenza costante. E se scade il periodo di finestra tra il 18° e il 19° anno, devono aspettare altri 3 anni per poter richiedere la cittadinanza, che viene concessa se possono dimostrare di avere una presenza, come tutti gli altri, di almeno 10 anni in Italia. Una ragazza o un ragazzo che è nato in Argentina, che non è mai venuto in Italia, ma che ha però i nonni italiani, può avere la cittadinanza italiana in 3 anni. Un ragazzo nato in Italia, dopo il 18° anno, non può rimanere qui se non studia o se non lavora. Questa persona può essere espulsa verso un paese che non ha mai conosciuto veramente, una lingua che non sa parlare molte volte, e comunque in un luogo dove non è interessato a stabilire il proprio futuro. Ma anche durante gli anni dell'infanzia, prima del raggiungimento della maggiore età, molte volte questi ragazzi hanno difficoltà anche banali, non poter andare in gita con la scuola se si fa una gita all'estero, perché c'è il permesso di soggiorno che sta scadendo, perché ci sono difficoltà poi a rientrare. C'è un riconoscimento di identità in fondo, di un riconoscimento di dignità anche, è il poter essere persone, non partire con un handicap, non giocare ad un gioco che è un gioco truccato. Quindi sicuramente c'è una domanda di eguaglianza, c'è una domanda di riconoscimento delle opportunità, delle possibilità a pari diritto rispetto ai loro coetanei. Non vogliono essere assimilati, non vogliono diventare italiani. Chiedono ad esempio che la nostra idea di che cosa voglia dire essere italiani si trasformi, che appunto ci possano essere degli italiani diversi, degli italiani con altre storie. Chiedono che ad esempio la cittadinanza non debba essere scambiata con un patto di fedeltà assoluta. Si può essere non solo italiani, stanno dicendo che si può essere italiani e egiziani senza per questo vivere la contraddizione. Lo stato dell'essere e è qualcosa di più, non è causa necessariamente di confusione. Allora questi giovani ci invitano a ripensare non solo la nostra capacità di inclusione, la nostra capacità di garantire quei principi che riteniamo fondamentali come le pari opportunità o un riconoscimento di uguaglianza, il riconoscimento del merito, ma in qualche modo ci invitano in modo più profondo anche a ripensare che cosa voglia dire essere italiani, che cosa voglia dire essere cittadini. E questa capacità di cogliere la possibilità di moltiplicare le opportunità piuttosto che ridurle a opzioni radicali o. Questi ragazzi invitano a pensare a un mondo dove sia possibile ragionare in termini di e. Ogni giovane, non solo i figli dei migranti, deve essere in qualche modo attrezzato, deve avere una cassetta degli attrezzi sufficientemente ampia per poter avere appunto diversi linguaggi, per capire diverse regole, per applicare diverse abilità in riferimento a questa molteplicità di mondi in cui si trova a vivere. La integrazione è una strada a doppio senso, non un senso di marcia unica in cui l'immigrato arrivato, approdato, deve per forza inserirsi e farsi accettare. L'integrazione passa anche per il fatto di essere accettato e essere accettato liberamente. E noi siamo qua per essere parte delle soluzioni, non parte dei problemi.